Con noi Gianluca De Gennaro per questo nuovo appuntamento con 70 anni di canestri, in cui ripercorriamo gli anni della Scandone Avellino, questa volta ovviamente per quel che riguarda la Serie A. Gianluca, insomma, tu hai conosciuto direttamente soltanto la Serie Sì. A. Sono ormai, con questo è il 19° anno che inizia al fianco della Scandone. Un percorso, un ventennio in cui la Scandone ha conosciuto un po' di tutto. Sì, inizio il mio 19° anno, quindi comunque mi inizio a sentire il vecchietto della squadra. In questi 19 anni io personalmente veramente ho visto tutto, ho visto tantissimi sorrisi, ho visto tantissime lacrime, ho visto i trionfi della Scandone Avellino ad altissimo livello, ho visto anche dei momenti brutti dati da una retrocessione, poi per fortuna un ripescaggio. Ecco, veramente mi sento un po' una piccola storia, almeno per gli anni della Serie A della Scandone Avellino. Ho vissuto, ripeto, gli anni belli della vittoria della Coppa Italia, gli anni importanti della partecipazione dell'Eurolega, un'esperienza unica che mi ha aiutato tanto anche a crescere, a capire bene il livello della basket in Europa. Ho vissuto i momenti dove la Scandone comunque, nonostante tantissimi sacrifici, nonostante tantissime persone amanti della pallacanestro avellinese, si era avvicinata alla società, però ci sono stati dei problemi iniziali, diciamo, quindi comunque c'è stata una retrocessione, nonostante i tantissimi sforzi, però c'è stato anche il ripescaggio, quindi comunque la Scandone è rimasta sempre in Serie A. E poi ringraziando il signor Gianandrea De Cesare e quindi la Sidigas S.p.A., gli anni in cui l'Avellino Basket ha vissuto sempre i vertici alti della classifica, ha vissuto gli anni della Champions League, e quindi comunque sta sempre ai vertici della pallacanestro Gianluca, italiana. noi adesso andremo un po' a ripercorrere quelli che sono stati questi anni, soprattutto. C'è anche da dire che tu hai avuto modo di collaborare con tanti tecnici, ognuno tra l'altro diverso tra loro. Assolutamente sì. La fortuna, e lo ringrazio ancora tutt'oggi, è stato che Luca Dal Monte, allenatore che ha portato la Scandone dalla Serie A2 alla Serie A1, mi chiamò e mi chiese di entrare nel suo staff, perché all'epoca c'era soltanto Gigio Cresta e quindi ha bisogno di un assistente in più, e mi chiese di entrare nello staff della Scandone. Quindi sicuramente è un allenatore che gli devo molto, gli devo tutti questi miei 19 anni di Serie A. E con lui ho conosciuto una pallacanestro fatta molto di dettagli, molta di conoscenza, veramente al massimo del dettaglio, al massimo della perfezione, che potessi mai vedere. Quindi comunque sono entrato subito in un mondo molto 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 avanzato, venendo io comunque dalla femminile, dove comunque il livello era molto più blando, era ancora un discorso, anche se era la Serie A, però lo volevamo paragonare un po' al settore giovanile nell'ambito maschile. E quindi sono entrato a fare subito l'università, senza aver fatto un percorso di liceo, ecco. Quindi comunque mi sono trovato in un mondo totalmente opposto a quello in cui stavo lavorando fino a quell'anno. E quindi devo tanto a Luca Dal Monte, indubbiamente è un allenatore che mi ha insegnato tanto, mi ha fatto crescere e mi ha dato, ecco, questa possibilità. Dopo Luca, l'altra fortuna che ho avuto è stata quella di lavorare con Zare Markowski, che è un allenatore italiano, però comunque con un excursus slavo. Di conseguenza ho conosciuto una pallacanestro totalmente diversa da quella della scuola italiana, dove ecco, ho potuto rubare, tra virgolette, per quanto riguarda il mese dell'allenatore,
come relazionarsi con i giocatori e come cercare di creare un gruppo. Quindi è stata un'altra lezione che ho messo nel mio bagaglio e mi sono portato avanti. Dopodiché, logicamente, andando avanti con gli anni, aumenta anche l'esperienza che mi stavo facendo sul campo e ho iniziato, ecco, a lavorare con allenatori dove iniziavo ad avere la stessa ottica, la stessa idea anche cestistica. Posso elencarli tutti e non voglio lasciare nessuno, da Matteo Bonicioli con cui ho vinto la Coppa Italia, da Zorzi che faceva parte dello staff e quindi da lui comunque ho un rapporto bellissimo che tuttora mi chiama e mi chiede lui a me notizie o consigli su come muoversi ancora nell'ambito della pallacanestro. Pancotto, Pino Sacripanti, tantissimi allenatori, Andrea Capobianco, Gianluca Tucci, cioè tutti gli allenatori che sono stati comunque, Fabrizio Frato, cioè, non voglio dimenticarne nessuno perché veramente io da ognuno di loro sono riuscito a cogliere sempre un qualcosa che mi arricchiva e mi rendeva comunque consapevole di quello che io facessi, di quello che io realmente voglio fare nella mia vita, che logicamente è questo mestiere e mi reputo fortunatissimo di riuscirlo a fare addirittura a casa mia. Ed ognuno di loro, ecco, ho cercato di cogliere sempre qualcosa che mi arrivasse a creare un'idea mia di pallacanestro, una mia filosofia che un giorno spero di poter mettere in atto, però comunque da ognuno di loro sono riuscito a prendere sempre il meglio di quello che loro potessero offrire e quindi veramente mi reputo una persona fortunatissima di essere riuscita a fare questo percorso fino ad oggi e continuarlo a fare per una società importante come la Sidica Scandona Avellino. Per di più a casa mia, quindi è l'apoteosi che un allenatore possa avere. Adesso poi ci sarà in questo prossimo anno, questa prossima stagione, una nuova esperienza, una nuova avventura con un tecnico nuovo perché c'è Nenad Vucinic che magari hai già imparato a conoscere. Sì, Nenad è veramente una persona, un po' mi ricorda Zare, non soltanto per il discorso che slavo anche lui, ma per un discorso che è una persona che ti mette molto a suo agio, è una persona che chiede molto, quindi nonostante la sua esperienza internazionale, perché è un allenatore che ha allenato un po' in tutto il continente, da Nuova Zelanda, in Europa, in Libano, veramente ha un'esperienza enorme e quindi spero di imparare ancora di più anche da lui e di conoscere forse altre forme di pallacanestro, non so, perché alla fine in questo mondo non si finisce mai di imparare, quindi è sempre una cosa positiva, ecco, poter collaborare con tantissimi allenatori. Però da lui in questo periodo, ecco, di collaborazione per quanto riguarda il mercato, la cosa che subito mi è saltata a me in testa è il fatto che comunque una persona, ripeto, che ti mette molto a suo agio, una persona che comunque ti chiede perché vuole anche lui avere un confronto e quindi comunque, tra virgolette, imparare se c'è da conoscere o da imparare qualcos'altro. E mi ha dato una positività enorme, quindi i presupposti di poter fare un buon lavoro, ecco, io non sono io tenuto a parlare di risultati, ma soprattutto di fare un buon lavoro, di lavorare in modo coeso, armonico e anche, perché no, con il sorriso sulle labbra in mezzo al campo, quest'anno ci sono tutte. Infatti sicuramente non vedo l'ora di iniziare perché questo periodo di vacanza, anche se ancora non siamo andati in vacanza, però comunque di vacanza dal campo, a me personalmente, ecco, già stancato, ecco, non vedo l'ora di iniziare e di vedere la squadra in mezzo a campo e di vedere il nuovo roster, i nuovi ragazzi come sono, ecco, quindi l'obiettivo di iniziare subito è questo, ecco, non vedo l'ora che si inizi a lavorare. Luca, lei ha fatto riferimento in precedenza ad alcuni momenti della tua esperienza. Cominciamo proprio da uno, tra virgolette, doloroso perché è stato quello della retrocessione. In un'annata particolare, in cui però
La Scandone si tolse molte soddisfazioni con Andrea Capobianco, giocando anche quella che lui ha sempre definito una buona pallacanestro. Sì, su questo, perciò ho detto, purtroppo sono stati dei tempi sbagliati, dei momenti sbagliati, però alla fine ecco, si decise di dare la squadra a Andrea Capobianco dopo l'esperienza, diciamo, non molto positiva di Alessandro Giuliani, e Andrea, che comunque era la sua prima esperienza da capo allenatore in Serie A, anche lui si è trovato in un mondo, come dire, nuovo, anche se aveva lavorato anni addietro con Coach Roggiani, sempre in Serie A, però comunque una cosa è da assistente, una cosa è fare il capo. Qui si è trovato anche lui, soprattutto in un contesto, sai, fatti di molti americani, dove comunque la lingua è un altro handicap, poteva essere in quel momento, però comunque ci siamo compattati, ci siamo dati una mano uno con l'altro, cercando di portare lontano dalle sabbie mobili a Scandone, che in quel momento, e si è lavorato pensando molto più a campo e non a quello che potesse succedere esternamente. E questo Andrea è stato bravissimo, perché oltre ad essere un allenatore, beh, non sta a me descriverlo, perché ormai è conosciuto non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale. Oltre ad essere un bravissimo tecnico, è stato molto bravo a mettere molta tranquillità in un momento di molto caos, di molta sai, paura un po' da parte della società, di qualche dirigente, da parte della stampa, dei tifosi. Invece lui è stato molto bravo a cercare di calmare un po' a tutti, soprattutto i giocatori che stavano abbastanza entrando in ansia, e col lavoro quotidiano, giorno per giorno, siamo riusciti a uscire fuori dal momento negativo. Poi purtroppo, nonostante aver vinto l'ultima partita fuori casa a Reggio Emilia, gli altri risultati ci hanno condannato, ecco, e sulla carta siamo retrocessi. Poi fortuna che serve in questo mondo, quell'anno Roseto non aveva la possibilità di iscriversi, e ecco, noi, ecco, ci hanno ripescato e siamo ritornati, ecco, a rimanere, cioè abbiamo continuato a rimanere, siamo continuati a rimanere in Serie A senza troppi pateri in animo. Alla fine è stato lacrime e gioia al momento stesso. È stato un anno difficilissimo, però ecco, sinceramente la bravura di Andrea e la capacità che Andrea ha avuto nel mettere la tranquillità che serviva in quel momento, ci ha dato la possibilità, ecco, di tornare a stare in Serie A. Senti, in quell'anno un protagonista fu Tony Bobbitt nel bene e nel male. Che Sì, personaggio era? questa è una bellissima domanda. Personaggio che dovevi cercare di chiudere due occhi quasi tutti i giorni. Un personaggio molto molto particolare, però al tempo stesso era un fenomeno, e noi in quel momento avevamo bisogno di una persona che, ecco, si prendesse un po' di responsabilità. E qua veramente un applauso a tutti quanti noi che siamo stati bravi a gestire un giocatore come lui, dove evita, cioè, veniva la mattina a fare allenamento, si andava a casa a prenderlo, lo si trattava come un bambino, sempre qualcuno che gli stava vicino per il pranzo, per la cena, perché era uno scapestrato di quelli di prima categoria. Però ecco, con l'aiuto da parte di tutti, non soltanto degli allenatori, ma anche tutti i ragazzi che lavorano attorno alla Scandone, siamo riusciti a gestirlo, e abbiamo fatto in modo che la parte positiva del personaggio aiutasse la Scandone a uscirne fuori da quel momento, ecco. Facciamo un salto in avanti e arriviamo al 2008, che è stata una stagione straordinaria, con l'apoteosi della vittoria della Coppa Italia a Bologna. Di quel momento, tu che ricordi hai? Ho tantissimi ricordi. Sicuramente mi ricordo che sono state tre nottate, per quanto mi riguarda, da incubo, perché era la prima volta che facevamo la Coppa Italia. Quindi è la prima volta che giocavi tre partite uno dietro l'altro, e di conseguenza la preparazione della partita era totalmente diversa. È
Avevi giocato la prima, hai vinto e quindi c'era la contentezza di aver vinto la prima partita nella storia della Coppa Italia, nella storia della Scandonavellino in Coppa Italia. E quando sei arrivato in albergo, ti dico, la mia mente, almeno io ti parlo di quella che sarà la mia esperienza, la mia mente era rivolta subito alla partita il giorno dopo, quindi mi ricordo che non cenai e me ne andai subito in sala riunione a iniziare a tagliare la partita, però la partita il giorno dopo, quindi ho fatto tutta la nottata nel preparare la partita, perché poi l'indomani mattina c'era la riunione con il coach dove, ecco, si decideva la strategia. E sinceramente quindi mi ricordo questo, ecco, che è stato un lavoro immane, però fatto con tantissima voglia, piacere, con tantissima adrenalina e carica interiore, che sono arrivato a vincere la Coppa Italia, dove mi ricordo soltanto che ho alzato la coppa, ma non mi ricordo più il resto, perché poi la stessa, mentre gli altri sono usciti quanti fuori a festeggiare in giro per Bologna, io crollai in camera e dormii fino all'indomani mattina. Ecco, questo è il ricordo vivo che ho in mente, però è stata un'esperienza unica, perché vedi, forse eravamo 3-4 mila vellinesi a Palazzetto di Bologna, spinti dalle loro grida, dal loro tifo. È stata una cosa che non potrò mai dimenticare. E quindi tutta la stanchezza, tutti gli sforzi, tutto quello che hai fatto fino a quel momento per arrivare a giocarti nella finale Coppa Italia, era passata tutta in un amen, e il momento più bello è stato quando logicamente hanno chiamato la squadra, sono sul palco e ci hanno dato la coppa in mano. Stagione che poi non terminò lì perché poi continuò playoff, Certo, arriviamo fino alla semifinale semifinale. e poi anche la qualificazione in Eurolega che avete disputato l'anno successivo con Zara. coach Zare Marcoschi, una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato. No, perché se ti ricordi, già quando finimmo la stagione l'anno prima, questa è un'altra cosa che non dimentico mai, inizio in mezzo al palazzetto a fine partite, il DJ di allora, non so chi era, iniziava a mettere la canzone di Emotion, la sigla di Euroliga. E qui già quella è stata una cosa che, dico, cacchio, iniziavi a realizzare. Veramente che l'anno successivo disputavi una coppa così importante. E qui questo è il primo momento dove veramente ho iniziato a realizzare quello che avevamo fatto in quell'anno. Quando abbiamo giocato l'Eurolega è stata una cosa dove, nonostante sapevamo la difficoltà della coppa, nonostante sapevamo che comunque tenevamo un buon roster, ma non un roster tale da poter, ecco, chiedere chissà cosa in quella coppa, Zare sinceramente ha fatto in modo che, ecco, si vivesse la coppa come un momento di gloria per la città, per la società, senza quell'accanimento e quella pressione che si poteva mettere addosso ai giocatori nel disputare una competizione così importante. Quindi fu vissuta tutta il girone della qualificazione come un momento di, ecco, di gloria, non tanto come un momento di viverla come per vincerla per forza, ecco, perché ci rendiamo conto che comunque stiamo affrontando delle squadre con dei budget totalmente diversi da quelli della Scandone di quell'anno. E di conseguenza, quando si andava nei palazzetti del genere, tu calcavi il palazzetto di Olympiakos, piuttosto quello di Zagabria, palazzetti comunque che hanno fatto la storia della pallacanestro internazionale, la vivi come un momento, ecco, di dire: oh, qua ci sto pure io, sto calcando un parquet dove ci hanno passato a fior fiori i giocatori. E quindi, sai, ho vissuto, ma come tutti quanti noi abbiamo vissuto quelle partite come, ecco, un momento di gloria personale, ecco, di aver fatto qualcosa di talmente bello e che io personalmente, in prima persona, stavo vivendo. Da quel momento facciamo un ulteriore salto in avanti, perché poi ripercorrere tutte le stagioni sarebbe un po' Vero. complicato, ci vorrebbe molto più tempo. Arriviamo agli ultimi 3 anni, in cui comunque la Scandone si è stabilizzata al È vertice vertice. della pallacanestro italiana, fatto cose che magari non si pensava si potesse raggiungere.
Per te, cioè, secondo te, c'è soddisfazione ovviamente, ma un po' di rammarico magari per non essere riusciti a fare quel salto in più che avrebbe portato a disputare magari una finale Ma di scudetto, ovviamente. logicamente rammarico c'è sempre quando non si arriva a raggiungere il massimo, un po' in cuor tuo ci rimani, come dire, non dico male perché non è un termine bello, però comunque ecco, un po' dentro lo stomaco inizia a girarti, ecco. Però alla fine se poi ecco, da allenatore, rallenti un attimo e ti metti un attimo a pensare a quello che hai fatto per arrivare fino a quel momento. Comunque, in 3 anni abbiamo disputato comunque campionati italiani a vertice, Champions League, sei arrivato comunque a disputarti delle semifinali scudetto, e quindi in cuor tuo comunque ti senti sereno e tranquillo che hai fatto delle grandi cose per una città come Avellino. Logicamente, agonista. Ecco, l'amaro in bocca ti rimane perché comunque vuoi disputarti la finale, vuoi anche vincere lo scudetto, questo fa parte dell'orgoglio personale che ognuno di noi ha, altrimenti uno non starebbe qua a fare questo mestiere se non pensasse a vincere sempre. Però poi ecco, ragionando e pensando a quello che si è fatto, io sinceramente metterei la firma anche adesso se mi dicessero che la scandone adesso fino a vita, a morte, potresti disputare sempre delle semifinali scudetto, essere sempre tra le prime quattro in Italia per fare sempre una coppa internazionale. Cioè, comunque siamo alla fine, siamo a Avellino, una città di 50.000 abitanti dove abbiamo un presidente, sponsor e un proprietario, cioè tutto racchiuso in una persona sola. Sinceramente, questo è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare e tenerci forte perché con l'arrivo dell'ingegner Gianandrea De Cesare, la Scandone Avellino sta ai vertici della Serie A da 3 anni a questa parte. Quindi, sai, è un vanto, è un orgoglio per tutti quanti noi avellinesi, irpinia e tifosi della pallacanestro Avellino che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi, sinceramente, credo che in questo momento più di questo non si possa fare. Poi, c'è il campo che deve dire la sua, ci sono i ragazzi, c'è la fortuna, perché ci vuole anche fortuna, secondo me, in alcune situazioni, però. Noi siamo qua, si lavora tutti i giorni perché l'obiettivo di tutti quanti noi è quello di un giorno di poter parlare di una finale scudetta, non più di semifinale. Senti Gianluca, nel corso di questo tuo ventennio praticamente hai conosciuto anche tanti giocatori. Io ti chiedo in assoluto chi è stato il più forte che tu hai Devo di allenato? Vanderpool, Hai già risposto? in assoluto. Per me è un giocatore che, oltre al fatto che era di una tecnica micidiale, però se devo dirne uno su tutti ti dico David Vanderpool. Poi logicamente ho avuto la fortuna di allenare Max Green, Joe Ragland, Devin Smith, Travis Best, cioè giocatori che hanno fatto ecco, la storia della pallacanestro internazionale, Nannali, ce ne sono tantissimi, veramente ho avuto la fortuna di poter anche, cioè, vedi, parlando poi te ne posso dire 50.000 perché sono giocatori che, ripeto, è stata una fortuna per me poter stare a contatto con loro e poterli allenare, però se devo dire un nome su tutto, su tutti, David Vanderpool secondo me è uno dei giocatori che, ecco, è stato quello che ha lasciato forse più il segno ad Avellino da un punto di vista cestistico. Poi logicamente c'è chi ama Marcus Green perché sarà più anni, quindi comunque uno l'ha conosciuto meglio, chi ama Joe Ragland perché Joe è Joe, come dire, uno che è conosciuto più a livello fuori dal campo che neanche dal campo. Scherzo, però ce ne sono tantissimi, veramente tanti giocatori per fortuna sono passati per Avellino, tanti giocatori per fortuna ho avuto la possibilità di allenarli. Però quello che mi è rimasto, ecco, non dico più nel cuore perché tutti mi sono rimasti nel cuore, nel senso che comunque ho un buon rapporto con tutti quanti loro e a qualcuno li sento ancora abbastanza spesso, però devi davanti per quello che comunque credo che da un punto di vista cestistico sia stato il migliore. Siamo in chiusura, no?
ti chiedo a questo punto, questa Scandone, che cosa ha rappresentato e rappresenta per te? Ma per me rappresenta la vita. Avevo 5 anni quando mio fratello con Roberto Graziano mi presero e mi misero su un parquet, e da allora io non l'ho mai lasciato. Ne ho 44, quindi fate voi i conti di quanti anni sto in questo mondo. È il mio lavoro. La Scandone a me ha dato tantissimo, io spero di poter dare alla Scandone ancora tanto perché mi sento ancora in debito nei confronti della Scandone, però veramente sono tante le persone che mi sono state vicine, tante le persone che mi hanno aiutato a crescere. Uno su tutti, Ciro Melillo, Menotti San Filippo, cioè, ma ce ne sono tantissime persone che mi hanno dato una mano a crescere in questo mondo. E io a tutti quanti loro devo soltanto dire grazie perché mi trovo a fare il professionista a casa mia, nella squadra del mio cuore. Quindi la Scandone per me è veramente tutto. Cioè, sinceramente adesso a questo punto della mia vita, della mia carriera, se possiamo chiamarla così, non riesco a vedermi al di fuori d'Avellino e non riesco a vedermi indossare altri colori che non siano questi della Scandone. Quindi per me veramente tutto, ecco. Quindi ringrazio, tramite te ho la possibilità di ringraziare pubblicamente tutte le persone che ho vissuto e ho conosciuto in questi 19 anni di Serie A e spero di poterne conoscere ancora tanti altri negli anni che seguiranno, perché ho ancora tanta voglia di imparare, di fare e di dare, perché posso ancora dare tanto alla Scandone e voglio dare ancora tanto alla Scandone.